Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi parliamo della palette Amarcord. La palette Amarcord di questo mese è un Amarcord non così antico, abbastanza recente, che però supera i 5 anni dal suo lancio. Ecco qui la Born to Run di Urban Decay, questa palette meravigliosa, universale, è una palette che all'epoca voleva chiunque perché è ricca, ricca, piena zeppa di look da creare. Questa è una palette lanciata nell'estate, credo giugno-luglio del 2018, quindi siamo a 6 anni dal suo lancio. È una palette che potrebbe ancora trovarsi reperibile, forse su Vinted, ma forse anche su qualche sito, però diciamo che non si trova più facilmente, forse neanche su Notino, che è uno dei pochissimi, se non l'unico, sito che vende Urban Decay, che non c'è più su Sephora, non c'è più da nessuna parte, c'è solo su Notino. Però questa palette, la vedo difficile da trovare. Questa è una palette stupenda, come vedete, Born to Run riguarda proprio un po' i viaggi, riguarda proprio l'idea di poter portare questa tavolozza di colori dappertutto. È una palette appunto pensata per i viaggi, però a mio avviso un po' pesantina da portare in viaggio, quindi non saprei. L'apriamo subito, questo specchione enorme, e i colori sono questi qui. Questa palette è completa, ha una parte di toni caldi neutri, questa parte un pochino più pop, questa parte con questi metallizzati, qualcuno caldo, giusto questo qui, il resto tutti toni freddi, dal grigio, dal blu scuro, questo verde, bellissima, bellissima, stupenda questa palette. Ed è una palette evergreen, che va bene sempre, non passa mai di moda. È stupenda, è una delle palette più iconiche della storia del make-up, forse la più iconica secondo me di Urban Decay. Ecco perché poi non ho acquistato le Naked, che sono stupende tutte, però avendo questa qui ho pensato di avere questa di Urban Decay, simbolica e basta. Partiamo subito con il trucco, utilizziamo questo specchione enorme e direi di andare subito sulla transizione. Per la transizione utilizziamo, sono un po' tutti metallizzati, ovviamente il più indicato è Weekender o Weekender, come vogliamo chiamarlo. Io ho già applicato la base come sempre, il correttore anche, però poi l'andiamo a ripassare con la cipria. Utilizziamo lo specchio, vediamo un po' come va. Oggi non ho messo la base per gli ombretti, mi sono dimenticata, quindi questa palette andrà così a crudo, non mi va di applicarlo adesso, sinceramente, quindi una volta tanto si può fare, mettere gli ombretti senza primer. Vediamo poi come performano queste polveri che sono ancora molto cremose e abbastanza burrose. Questa palette, pur essendo uscita nel 2018, io l'ho acquistata nel 2020, o mi è stata regalata, non mi ricordo, sinceramente. Forse l'ho acquistata, sì, perché c'è stato quel periodo in cui tra il 2020 e il 2021 e anche il 2019, quindi prima della pandemia, non diamo sempre la colpa alla pandemia per i nostri sfoghi sfrenati, prima della pandemia già iniziavo a acquistare cose che erano nella mia wish list da qualche anno. Allora, la transizione l'abbiamo fatta, direi di andare con la piega. Anzi no, però io oggi volevo fare un look con questa, approfittando di questa varietà di colori, un look un pochino freddo, quindi un po' insolito per me, utilizzando questi colori, questi caldi lasciamoli un pochino stare, anche questo prugna, io mi trucco sempre di prugna, quindi direi di lasciar stare, solo che per la piega appunto non è che abbia molta scelta, perché di questi colori sono tutti metallizzati, devo andare per forza con Riff, quindi mettiamo questa qui nella piega. Ecco qui. Riff è di una morbidezza e setosità incredibile questo colore. Diciamo che io abituata a mettere sempre il primer, ad applicare sempre il primer,
La differenza un po' la sento, eh. Però vabbè. Ogni tanto la pelle si deve anche adattare un pochino. Allora, Riff l'abbiamo applicato. Direi di andare subito di dito con un tono abbastanza chiaro. Questo qua sicuramente lo utilizzerò. No, ma anche il viola lo uso spesso, no? Andiamo di questi colori qua. Allora, io direi di andare all'interno dell'occhio con questo blaze un pochino più chiaro. Sì, è un pochino metallizzato, un minimo. Qua. Sì, bellissimo. Vedete la cremosità dei colori ancora dopo anni, dopo 4 anni circa, anche qualcosina in più, considerando che appunto è stata creata magari un pochino prima questa palette. Ecco qui. Togliamo il dito e andiamo invece sulla palpebra. Abbiamo deciso che utilizzeremo uno di questi. Andiamo con Wanderlust, questo verdone stupendo, verde bosco con pagliuzze dorate, stupendo. Andiamo proprio di verde. Ah, l'unica cosa è che ecco, ho un vestito verde. A me non piace abbinare il trucco con i vestiti, oppure i vestiti con gli accessori. Non è una cosa che ho fatto di proposito oggi, però vabbè, ormai ci troviamo. Però veramente no, mi piace molto spezzare, abbinare due colori che stanno bene insieme, piuttosto che abbinare in pandan. Vabbè, sono due verdi diversi, alla fine avrò un cappottino leggero di un altro colore, quindi ok. Questo qui è l'occhio verde. Andiamo sull'altro occhio. Ok, e adesso andiamo invece con un altro colore un pochino più scuro con Radio, ossia questo bluetto qui. È ancora burro, eh? Andiamo nell'estremità. Wow, questo qui è un trucco da sera, però vabbè. Oggi siamo al 24 maggio. Poco primaverile, però ci sta, dai, bellissimo. Vado di dita perché sono colori comunque un po' metallizzati, eh. Io tendenzialmente utilizzo i pennelli solo ed esclusivamente con gli ombretti matte, per applicare gli ombretti matte. Però la fascia di sotto color carne aiuta molto la stesura. Questo ovviamente andremo a correggerlo. Puliamo le dita qui e qui con i residui. Non va via il colore. Non va via. Allora, andiamo di ciprietta per pulire. Sporcherò tutto adesso. Per pulire questa parte qui, per correggere meglio. Perfetto, e adesso andiamo di, vorrei un po' definire meglio questa parte qui, qualche opaco scuro, questo è nero, troppo nero però, andrei a definire quasi quasi con, vediamo un radio applicato col pennello come va, giusto per definire un pochino meglio la zona. Ok, per sfumare un pochino di più. Benissimo, allora, questo qui è il trucco
realizzato con Born to Run oggi. Ho utilizzato appunto questi colori qua di base, 1, 2, questo qui dov'è? Sì, vabbè, il radio, il verde, colori un pochino misti. Ovviamente i colori più belli secondo me sono Double Life, che è questo bronzato scuro stupendo. Però sono i colori che utilizzo sempre, quindi oggi ho voluto un pochino variare. Anche Smog è molto bello, anche questo Baja, questo arancione corallo scuro, bellissimo questo qui, stupendo. È una palette, vi faccio vedere un pochino meglio nel dettaglio, una palette meravigliosa, stupenda. Questo colore lo mettiamo qui, guardate, lo sto applicando direttamente sulla mano, non l'ho messo sull'occhio. Ha anche delle cangianze un pochino più scure, è stupendo questo colore. Mamma mia, bellissimo. Però lo utilizzo sempre. E in questa palette l'ho anche bello scavato. Quindi oggi volevo realizzare un make-up un pochino diverso. Finisco il make-up e dopo vi parlo di quella che io considero un po' il dupe della Born to Run. Andiamo subito con l'eyeliner, sempre il solito di Kiko, infinito, questo qui, della la collezione permanente, credo sia, sì, la linea permanente. Le striature sulla mano. Un pochino di eyeliner e poi il mascara. Dopodiché trucchiamo il viso. Qui andiamo con la matitina, questa volta no, sempre nera, sì, perché ho utilizzato questi colori abbastanza scuri. Non lo so, a me questi colori piacciono molto da vedere in cialda, però poi su di me non lo so, non mi fanno impazzire. Preferisco sempre i colori più caldi o comunque sempre sul porpora, sul violetto, così. Vado con il mascara che alterno all'Unlimited di Avon è questo qui di Essence, il Lash Princess Sculpted Volume, questo qui violetto. Lo applico velocemente. Quanto prodotto che è uscito? Tantissimo. Così facciamo anche un make-up veloce oggi. La frangia è diventata un pochino ingombrante. Ecco qui. Prima che mi cechi l'occhio, inizia a lacrimare. Concludo. Perfetto. Mascara applicato, andiamo velocemente sul viso con i nostri bellissimi prodotti di House Labs, i bronzer del mese di maggio. Anzi no, oggi vi mostro, no, oggi no, vi mostro cosa sto utilizzando anche molto spesso, che però non vi ho mostrato precedentemente. La famosa, vi ricordate, la terra di Ofidra che ho recuperato? Ecco, come vedete i petali qua non si vedono più del brand, del logo. Perché lo sto utilizzando praticamente quasi tutti i giorni, quando sono in velocità, visto che abbiamo fatto un make-up veloce, la utilizzo tutti i giorni come bronzer, appunto, come terra, comunque essendo un pochino rosata, spesso non ho bisogno del blush. Mi sono svegliata. E lo applico con il dischetto, non con il pennello, perché essendo un po' precaria, questa qui non la porto neanche in giro, resta qui in questa postazione. Quando sono qui mi trucco con questa. E appunto per continuare a utilizzarla e anche compattarla, utilizzo questo cuscinetto, questa spugnetta qui, della, vabbè, si trova di Fioriluma, sono spugnette che si trovano in giro, anche di Pupa. Vado un po' a scaricare sul contorno del viso.
E così vi faccio vedere anche l'effetto di questo bellissimo prodotto. Mi dura tutta la giornata questa terra, è spettacolare davvero, sono contenta di averla recuperata. Così. Ecco qua. Scarichiamo un po' dappertutto. La chiudiamo. E il make-up è pronto. Con frangettona, ormai lunghissima. O senza. Chissà. Al momento la lasciamo così. E intanto vi parlo di quella che io considero la palette dupe, o comunque molto simile a questa qui di Urban Decay. Alla Born Turano, la lascio già aperta perché già la conoscete. Sto parlando di questa palettina bellissima di Elf. Questa palettina di Elf è uscita anche lei nel 2018, non so perché all'epoca nel 2018 non ero così aggiornata sui brand, sul make-up in generale. Non so se è uscita proprio per creare un dupe della acclamatissima allora Born Turan. Però vedete che la palette è molto simile. Io questa qui l'ho acquistata inconsapevolmente, cioè non sapevo che fosse simile a questa, non ci avevo pensato, questa già ce l'avevo, però questa qui l'ho acquistata perché mi piaceva tantissimo fra le palette di Elf, queste grandi, perché sono molto più virali e vanno molto più di moda quelle piccoline con quattro cialde, però io volevo una questa qui proprio che richiama un po' quelle di Makeup Revolution come palette, come tipologia di confezione. La adoro, questa si chiama Opposite Attract, e infatti è divisa in due parti, diciamo opposte, cioè la parte calda, questa qui con questi colori caldi, corallo chiaro, un senape poco saturo, marrone bronzato, scusatemi, e poi c'è quest'altra parte con colori bellissimi, freddi. E io oggi ho utilizzato, diciamo, della Born Turan questi colori qua praticamente, questo verdone, questo. Sì, questo grigio no, però ecco, si avvicinano molto. Il verde bosco che ho utilizzato qui non c'è, però questa parte qui, violacea, grigia, si avvicina tantissimo alla Born Turan. Non so se questa palette sia ancora in commercio, però per chi dovesse averla, riprendetela, rispolveratela e utilizzatela, perché è stupenda. Ve la metto anche vicina a confronto, così. Queste già ve le ho mostrate, per chi si ricorda un video delle palette primaverili di un anno fa, questa qui già l'ho mostrata. Questo paragone già l'ho fatto, questo confronto, vedete? Non sono identiche, qui manca il ciclamino, ossia questo qui manca il verde bosco qui, però ci sono altri colori qui che qui invece mancano. Però per sommi capi, ecco, questo che intendo, ci siamo come tipologia e come completezza di varietà, proprio di colori, di gamma di colori. Mi piace tantissimo. Bene, e io con questo make-up e con questa palette storica, amatissima e acclamatissima, purtroppo non se ne parla più di tanto, vi saluto, spero di avervi sbloccato un ricordo anche oggi con questo Amarcord. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre sì di make-up, e vi auguro una buona giornata. Ciao, ciao a tutti!